serie bwin, tutti i colori della passione. 38esimo turno di serie bwin in scena allo stadio Braglia di Modena, dove il Sassuolo di Gregucci ospita l'Empoli di Aglietti. Sfida fondamentale per i padroni di casa, sest'ultimi a quota 42, due soli punti sopra la zona retrocessione. L'Empoli vuole tornare alla vittoria per continuare a sperare nei playoff dopo lo 0-0 col Livorno di sabato scorso. Sassuolo che schiera Quadrini dietro a Martinetti e Catellani. L'Empoli si affida ancora al talento di Forestieri, gioiellino in prestito dall'Udinese. Sono i padroni di casa a partire decisamente meglio. Bocchetti per Catellani, il pallone all'indietro, il sinistro di Quadrini porta subito in vantaggio il Sassuolo al primo minuto di gioco dopo soli 50 secondi. Terzo gol in campionato per Quadrini. Curiosità, due dei tre gol segnati sono stati segnati proprio contro l'Empoli. Al minuto 8 ci prova ancora Quadrini, la sua conclusione questa volta però è fuori. Minuto 9 risponde l'Empoli con Moro, fuori anche il suo destro colpito con l'esterno. Minuto 27 è Forestieri a trovare la risposta di Pomini. Nel secondo tempo parte meglio ancora il Sassuolo. La prima occasione con il cross di Rea per Martinetti che con il destro manda fuori al volo. Minuto 4, cross dalla sinistra, arriva Quadrini di prima intenzione, blocca Pelagotti. Vince un bel rimpallo De Falco, il suo destro però è ancora impreciso, molto potente ma fuori dalla porta avversaria. Minuto 9, c'è una disattenzione di Soriano, ci prova Magnanelli, ancora alta la conclusione del Sassuolo che spreca molto. E rischia al minuto 18 con la splendida parata di Pomini sul destro al volo di Moro, il più pericoloso per l'Empoli. Altra palla dentro, splendida di Coralli, c'è l'anticipo di Pomini sul Giorgiano Micelizze. Minuto 30, c'è una ammonizione per Fabbrini, vedremo poi, sarà importante la prima ammonizione al giocatore dell'Empoli per l'intervento irregolare. Altra decisione disciplinare del direttore di gara, c'è il giallo per Soriano per protesta, non era stato lui a effettuare il fallo, continua a protestare il giocatore dell'Empoli e arriva anche il rosso e quindi dal minuto 32 del secondo tempo l'Empoli in 10 uomini. Minuto 37 c'è la sponda di Micelizze, Coralli, il cross per il sinistro al volo di Moro che finisce però altissimo. Minuto 40, ci prova Martinetti con il sinistro, non preoccupa anche in questa circostanza Pelagotti. Minuto 43, arriva la seconda espulsione per l'Empoli. De proprio di Fabbrini per doppia ammonizione, la prima è quella che abbiamo visto al minuto 30. Ultimissima occasione per il raddoppio per il Sassuolo, contropiede splendido di De Falco, il pallone per Martinetti che però sciupa tutto proprio in chiusura al minuto 47. Finisce 1-0 per il Sassuolo, decide il gol dopo soli 50 secondi di Quadrini per l'Empoli. Le speranze playoff si riducono ormai solo all'aritmetica.